intervento molto rapido. Poi risponderò in altro modo, ovviamente, alle argomentazioni che considero assolutamente restituite dal mio fondamento. Quindi il mio compito adesso è ringraziare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del San Carlo, anche per la pazienza, perché è complicato, è difficile, e tenere alta l'attenzione sul teatro più bello del mondo in contesti spesso non semplici, anche con situazioni istituzionali non sempre ideali. Io posso dire che da 8 anni ci sono sempre stato e ci sarò anche i prossimi 2 anni, ci sarò nelle forme che ci competono e con la passione e l'amore di sentirci orgogliosamente napoletano. Quindi voglio ringraziare innanzitutto la sovrintendente Sorana Cucchia, che anche dal suo discorso si è appreso chiaramente essere un discorso comunque di saluto nei confronti del teatro. Talvolta non siamo andati d'accordo su alcune cose, ma questa non è la città del pensiero, questa è la città dove le opinioni differenti, se si sanno valutare bene, sono le stesse. Così come voglio ringraziare molto il direttore Paolo Minamonti, il direttore musicale Asciuga, l'orchestra tutta, il coro, il corpo di ballo, i tecnici, gli impiegati, gli operai, lo staff, il personale. L'ho conosciuto da una vita, mi ha ascoltato ansie, sogni, desideri, problematiche, momenti di panico, e il teatro sta qui. E quindi credo che oggi è un giorno importante, che non va riempito di gravità e di momenti politici che appartengono ad altri contesti, come c'è la dialettica. Quindi noi siamo orgogliosi di tutto questo e siamo convinti che se oggi Napoli, la città che più cresce per offerta culturale, lo deve molto al Teatro San Carlo, perché il teatro è il teatro massimo, è l'eccellenza della nostra città, e soprattutto mi piace pensare che questo teatro abbia il coraggio di uscire dal teatro, grazie alle esperienze che abbiamo sostenuto, che non vengono citate adeguatamente. Cioè, grazie anche al protagonismo spontaneo di tante lavoratrici e lavoratori del San Carlo, che vanno nelle piazze, vanno nei vicoli, vanno nelle carceri, vanno a contaminare la città di cultura e portano le periferie in questo teatro, un messaggio molto forte. Perché chi incontra il Teatro San Carlo avrà più possibilità di scegliere nella vita e si entusiasma di questo, si entusiasma delle parole di Pinamonti e delle parole di Osho. In questo momento non si può entusiasmare delle parole delle istituzioni che compreso. Quindi io voglio semplicemente salutarvi e sono convinto che le istituzioni ci saranno indipendentemente poi dalle persone che le rappresentano. Il Comune di Napoli ci sarà, perché il Teatro San Carlo senza la città è come se non esistesse. Quindi noi ci siamo in tutti i modi, ma soprattutto la cosa di cui più vado orgoglioso, ci siamo fisicamente. Fisicamente significa corpo, cuore e anima, sempre. Quando c'è il rischio di chiusura e quando c'è il rischio di gioia, sempre. Ci saremo nelle modalità che il Comune di Napoli può mettere in campo e la città metropolitana, non so perché, non viene mai citata, ma come ho detto prima, non è questo il momento di parlare di queste argomentazioni. Quindi grazie davvero e sono convinto che anche la prossima.